Tra qualche giorno si torna a scuola, eh? Io e il mio assistente siamo potentissimi. Cadiamo, ma non ci facciamo mai male. Siamo immortali. Andrea, sei pronto? I supereroi sono velocissimi anche quando devono prepararsi. È la natura, Andrea, e non possiamo farci nulla. Lui non può tornare, ma il tuo amore ci sarà sempre. Anche per un altro cane, per esempio. Tutti gli organismi e le piante che si sono accumulati sottoterra nel corso di milioni di anni prendono il nome di idrocarburi. L'uomo li brucia per ottenere energia. Non sappiamo fino a quando, visto che prima o poi finiranno. Ma questo è un altro discorso. Andrea, tu sei fortunato. Mia madre, dopo che è morto il mio cane, non ne ha voluto altri. Ha detto che sta bene così, che è un impegno troppo grande. E poi, già mio padre è di troppo. Andrea, che ti succede? Sei strano. La verità è che mia madre non mi fa parlare. Andrea, perché non te ne vai a giocare? È sabato, ci sono già io che sono sempre seduta per lavoro. Tu hai tempo anche domani. Più tardi sarò stanco e vorrò dormire, lo so già. E domani mi tocca andare a letto presto. Ho solo un giorno di vacanza, ma... I gas inquinanti, ragazzi, non li vediamo, ma gli effetti, oh sì, che li vediamo e li sentiamo. Non respiriamo più come dovremmo e ci ammaliamo. State tranquilli in silenzio. Potrete parlare e urlare fuori quanto volete. Sicuramente uscirete tra poco. Oh!
di seguirmi. Vai, vai a giocare con altri cani. Ok, vieni a casa, ma solo per mangiare qualcosa. Poi te ne vai, eh? Rimani qui, farò presto. Andrea, sei tu? Sì, tranquilla. Arrivo, sono in bagno. Vento. Ti chiamerò Vento. Ti piace questo nome?